Eccoci qua e buongiorno a tutti. Ancora Pietro Bisanti on the road. Bicicletta Oxylane piegabile Piacenza. Allora, in questo caso partiamo subito a bomba. Allora, mi avete chiesto di discutere, di parlare un po' anche di della morte di Silvio Berlusconi. Voi non avete lontanamente idea di quanta fibrillazione adesso ci sia, per esempio, tra gli ufficiali dei carabinieri che lavorano in zona Milano-Monza, la stazione carabinieri di Arcore, la vigilanza fissa. Pensate che solitamente la vigilanza fissa dei carabinieri alla villa di Arcore è fatta da macchine normali, no? Punto, Panda. Ieri, per la morte di Berlusconi, c'erano due super Giulia nuove di pacca del nucleo radiomobile. E queste cose fanno riflettere. Fanno riflettere perché è l'esempio di come la vita sia un teatrino infinito. Io penso che una delle cose più brutte che possano capitare quando si muore è che la propria morte venga utilizzata da altri per passare la giornata. Quando siete a un funerale vi accorgete che nelle prime file ci sono veramente le persone che sono interessate, dopodiché piano piano, andando indietro, si parla prima di indietro si parla di Masterchef, poi di sport, poi di cucina, Io ritengo che i funerali dovrebbero essere, non dico aboliti, ma i funerali pubblici dovrebbero essere completamente aboliti. Dovrebbero rimanere i funerali in forma privata, se uno ci crede, se uno lo vuole fare. Perché è incredibile come ai funerali adesso di Silvio Berlusconi compariranno personaggi ai quali di Berlusconi non gliene è mai fregato un cazzo, senza considerare le persone comuni, tra virgolette, che presenzieranno. E ognuno andrà lì senza nemmeno sapere perché è lì. Viviamo veramente in un mondo dove l'amore, dove i veri sentimenti sono veramente ormai cosa rara. Quando ho visto la Panicucci e l'altro signore lì, che non so quale trasmissione facciano al mattino, dare in diretta la notizia della morte di Silvio Berlusconi e piangere, lo uso naturalmente tra virgolette, andate a vedere quel video in cui cercano di essere commossi, vi fa capire di come bisogna riservare sentimenti di dolore solo ed esclusivamente, di essere riservati in queste cose. E naturalmente, dal mio punto di vista, non certo la Panicucci e l'altro signore stavano morendo di dolore. Appunto per questo i sentimenti di dolore devono essere vissuti in maniera riservatissima. Della morte di un altro essere umano al 99,9% non frega un cazzo a nessuno. E io ho imparato anche che esistono due tipi di pianti. Esiste il pianto riservato, cioè il pianto che tu fai da solo, a casa tua, con le persone che ami. E poi c'è il pianto pubblico, ma anche il pianto pubblico è un pianto pubblico che a volte è stimolato. Se voi andate ad un funerale e il prete comincia a dire delle cose
che commuovono, no? È come commuoversi davanti a un film. Vanno a beccare la nostra parte emozionale, ma non vanno a scaturire delle lacrime che sono sentite. Fatto sta che nel momento in cui la parte emozionale finisce, le lacrime finiscono, passata la festa, gabbato lo santo, tu sei una merda, ritorni a essere una merda, non impari nulla. Ma va semplicemente a scatenare quella parte emozionale che vi fa lacrimare, ma che è come nel film, ma in realtà, finito il momento, come ho detto prima, voi non avete imparato niente e merde siete e merde rimarrete. L'ipocrisia allo stato puro, totale. Pensate se a ogni persona presente al funerale di Berlusconi, privata, scusate, comune, gli dicessero: guarda, ti do 1.000 euro se oggi al posto di essere al funerale di Berlusconi vai da un'altra parte. Accetterebbero tutti. Quanta pochezza d'animo c'è in giro. Uno dei passi per diventare dei veri uomini è cominciare a esprimere i propri sentimenti, essere riservati nei propri sentimenti profondi e ad esprimerli solo ed unicamente con le persone care che possono capire, che conoscete da anni. C'è un detto evangelico che dice: smettete di dare le perle ai porci. E quindi i sentimenti più profondi teneteveli per voi. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.